venerdì un convegno per presentare la normativa 305 che tutela l'acquirente e riguarda la corresponsabilità del commerciante edile. Sì, venerdì mattina alla Camera di Commercio ad Avellino, Via Duomo, facciamo questo convegno nazionale sulla 305, che appunto è la normativa europea che riguarda appunto questo tipo di rapporto fiduciario tra produzione e distribuzione diciamo, e messa in opera di materiale edile nei confronti dell'utenza finale, che può essere sia di tipo privato o di ente pubblico o ente appaltante. È un'occasione importante perché abbiamo, come dire, avuto la fortuna, il piacere di organizzare un convegno alla quale parteciperà il Presidente Nazionale della Federazione dei Commercianti Edili, Geometra Freire, che è anche Presidente europeo dei Commercianti Edili. Poi ci sarà l'ingegnere Rudy Girardi, che è il Presidente di Federcostruzioni, che è la filiera dell'edilizia di Confindustria. Ci sarà l'Avvocato Luongo, che è il Vicepresidente di un'associazione di consumatori molto importante. E poi ci saranno gli esponenti di Sercomaded, che è la società di Federcomaded, quindi della distribuzione edile, che è una società partecipata tra produttori e distributori edili. Quindi sarà un momento anche per aprire una riflessione sull'edilizia pubblica e privata e parlare anche di un progetto che rilanci l'edilizia in Irpinia. Certo, noi abbiamo l'occasione, abbiamo avuto la fortuna di avere ad Avellino due fatti importanti. L'avvocato Tiziano Tomeo, che oggi è considerato in Italia uno degli esperti più eloquenti, più chiari, più preparati su questa normativa. E poi due sponsor di eccezione che hanno creduto in questo progetto, che sono la MAPEI e la TIM, a quali va il nostro ringraziamento anticipato per la collaborazione. E quindi ci è sembrato giusto, come dire, approfittare di questa disponibilità per porre il problema anche e soprattutto sul momento che vive l'edilizia, che è un momento difficile. Cosa serve al commercio in campo edile per essere rilanciato sul mercato? Una forma di riqualificazione professionale sicuramente. La credibilità noi l'abbiamo, abbiamo anche un gruppo ad Avellino, ma non solo, noi siamo un'associazione nazionale con 8.000 iscritti e 60 miliardi di fatturato all'anno, quindi siamo, diciamo, un riferimento forte nella filiera dell'edilizia sia a livello nazionale che locale. La provincia di Avellino ha bisogno di fiducia, ha bisogno anche di incrementare un po' i consumi, ha bisogno di queste occasioni sui finanziamenti che dovrebbero essere erogati, non so, per la ristrutturazione di scuole, ha bisogno di un sistema creditizio che stimoli un poco di più i privati cittadini a investire sulla propria abitazione, quindi di qualificazione energetica e sismica, ha bisogno di fiducia, e solo la fiducia la può dare solo il sistema, se noi riusciamo a dare fiducia e ad averne anche un po' noi. Il fatto di fare un convegno nel quale si tende a garantire fondamentalmente il privato cittadino che vuole acquistare dei materiali edili la dice tutta sulla nostra disponibilità, sul nostro modo come associazione di vedere il rapporto col mercato. Ci aspettiamo, ripeto, non solo la presenza di addetti ai lavori, quali sono i commercianti, i produttori, gli stessi ordini professionali e anche gli stessi avvocati e commercialisti, ma ci aspettiamo anche i privati che stanno pensando di ristrutturare casa, perché diciamo, percependo quelli che sono i dettami di questa normativa possono come dire, sentirsi trovare uno strumento migliore per garantire i propri risparmi e rendere al meglio il proprio investimento sulla propria abitazione.